Sono 15.000 le promocard attualmente disponibili per gli studenti delle scuole superiori della città metropolitana, che avranno compiuto 18 anni al 14 luglio prossimo, per assistere gratuitamente alle gare della 30ª Summer Universiade di Napoli 2019. La consegna è iniziata questa mattina da parte del sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, e del commissario straordinario dell'Universiade, Gianluca Basile, che hanno incontrato i dirigenti scolastici nella sala del Consiglio metropolitano di Santa Maria la Nuova e proseguirà nei prossimi giorni, man mano che perverranno i dati alla città metropolitana, fino a raggiungere tutti gli studenti over 18. Obiettivo dell'incontro quello di garantire la massima partecipazione dei ragazzi delle scuole all'Universiade, per raggiungere il quale il comitato organizzatore ha predisposto una serie di gratuità e promozioni che i presidi hanno raccolto con il compito, per una volta sono loro a dover fare i compiti, di divulgarle ai ragazzi. Sono coinvolti 165 istituti che svolgono attività su 300 sedi, quindi stiamo parlando di una platea scolastica di circa 200.000 studenti. Perché per i ragazzi che non hanno compiuto la maggiore età, 18 anni, l'ingresso è gratuito. Per quanto concerne invece i ragazzi over 18 è a pagamento, però stamattina ne abbiamo distribuito i voucher affinché gli studenti che hanno un'età superiore ai 18 anni possano partecipare alle gare di qualificazione gratuitamente. Stadi e impianti pieni di giovani dunque, e l'invito arriva anche da Davide Tizzano, due volte campione olimpico di canottaggio, a Seul nell'88 e ad Atlanta nel 96. Un evento unico che si fa a Napoli, si fa in Campania, è un evento giovane sicuramente, quindi porterà allegria e porterà tanti ragazzi e ragazze da tutto il mondo, perché non bisogna perderselo, perché è un'occasione unica per il nostro territorio, ma soprattutto io invito i ragazzi e le ragazze a venire a vedere le gare, a partecipare come volontari. C'è ancora possibilità di iscriversi sul sito Universiade Napoli 2019 e viverlo sul campo. Sul sito è possibile trovare informazioni su tutti i prezzi e le modalità per assistere agli eventi e alle gare. Prezzi sono prezzi popolari, gli under 18 alle qualificazioni entrano gratuitamente, però vorremmo incentivare la partecipazione anche a chi ha più di 18 anni e in qualche modo fargli capire che faremo delle cose, degli eventi sportivi di livello internazionale unici, non solo in Campania ma in Italia. Ritmo serrato per gli impianti, per i quali si è addirittura d'arrivo. Dal 3 giugno il comitato organizzatore comincerà a prendere possesso dei vari impianti sportivi, ma da quel momento c'è un grande lavoro da fare, attrezzature, organizzazione dei flussi, insomma, quindi è pronta la parte infrastrutturale in molti impianti, dobbiamo cominciare a organizzare la manifestazione. Sta crescendo l'attesa per questo evento mondiale, 128 nazioni, migliaia e migliaia di atleti, e non possono che essere i giovani e giovanissimi della nostra area metropolitana protagonisti di questo evento. Oggi abbiamo coinvolto pienamente i dirigenti scolastici, ci saranno tante promozioni e tante modalità per far partecipare gratuitamente i nostri alunni e le nostre alunne a tutti gli eventi che si terranno dall'inaugurazione del 3 luglio alla cerimonia conclusiva in piazza Plebiscito del 14 luglio. Ma Napoli sarà pronta per il 3 luglio? Il 3 luglio dobbiamo essere pronti su tutto, saremo pronti e vinceremo.